Ciao amici di YouTube, qui con voi Sciale Boom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi continua la nostra serie di come si mangia da, perché oggi ragazzi siamo a Napoli, siamo a Piazza del Plebiscito e siamo nella città dove è nata la pizza. Ebbene sì, come avete letto dal titolo, come avete visto dalla copertina, oggi mangeremo nella pizzeria più antica al mondo e nella pizzeria dove è nata la pizza margherita. C'è una storia dietro che dopo vi racconterò, ma prima di iniziare il video io vi chiedo un bel mi piace, un bel commento qui sotto. Consigliateci qua sotto nei commenti dove andare a mangiare, posti anche fuori dalla Campania, anche nelle regioni più belle dell'Italia. Ma io oggi non sono da solo, abbiamo degli ospiti. Gli ospiti di quest'oggi, come on, facciamolo! Ci siamo. Allora ragazzi, Arba la Maison, Salvatore la coppia che scoppia e Chef Franco. Ciao Mover, Castaguri UN. Porto a mangiare dove è nata la pizza margherita. Allora facciamo. La facciamo? Facciamolo. Andiamo, ma prima di andare in pizzeria a assaggiare la pizza vi raccontiamo un po' quella che è la storia, come è nata la pizza margherita. Ci troviamo a Napoli, appunto, dove qui a pochi passi è nata la pizza margherita. Nel giugno del 1889 una certa persona di nome Raffaele Esposito fu convocato al palazzo di Capodimonte per preparare alla sua maestà diverse pizze. Don Raffaele obbedì alla chiamata e andò appunto al palazzo di Capodimonte con la moglie Maria Giovanna Brandi. Lui andò con tutto l'occorrente appunto per fare queste famose pizze, tutto trainato da un asino. Il signor Raffaele fece parecchie pizze, ma quella che piacque di più alla regina Elisabetta fu la pizza con pomodoro, mozzarella e basilico. Fu così che Raffaele Esposito dedicò la pizza che più era piaciuta alla regina Margherita con il suo nome. Ed ecco appunto che nacque la pizza regina Margherita. La domanda sorge spontanea: ma davvero in quel momento è stata inventata la pizza margherita? Io ho una mia opinione, ma alcuni sostengono che la pizza già c'era da tantissimi anni. Magari non proprio la margherita, soltanto con il lardo, perché allora c'era il lardo, oppure con pomodoro e origano. Quello che ha fatto Don Raffaele è una cosa semplicissima: è stato mettere insieme degli ingredienti che esistevano già e far nascere appunto questa nuova pizza dedicata alla regina. La nascita della pizza antica margherita ha fatto diventare famoso questo locale, questa antica pizzeria, ad oggi appunto conosciuta negli anni 2000 come pizzeria Brandi. L'antica pizzeria Brandi si trova a Sant'Anna di Palazzo a Chiaia, e nel locale fuori si trova una lapide che ricorda appunto quando è stata inventata o creata la pizza margherita, ovvero nel 1889. Nel 1989 hanno fatto una festa particolare per il centenario. La pizzeria Brandi quindi vanta il titolo di pizzeria più antica al mondo, perché già esisteva prima, già prima del 1800, ma anche come creazione della pizza margherita. Siamo sotto la targhetta, qui 100 anni fa nacque la margherita. Siamo qui per assaggiare la pizza margherita, ma hanno detto anche provole qui. Okay. È un pizzaiolo, Arba la Maison. La facciamo giudicare tutti, però magari possiamo dare qualche feedback tecnico, tattico, capisci? Ragazzi, prendiamo posto e vediamo la pizza margherita dedicata alla regina com'è. Mi hanno detto di prendere provole e pepe. Va bene, consiglio tu, ma raccomando, voglio assaggiare una pizza fatta bene col cuore. Oh, ma siamo proprio a Napoli, la storia. Andavo, dove è nata la pizza? Un pezzo di storia. Alla salute Nadei, che chef fra Nadei, e 100.000 su TikTok e 80.000 su YouTube. Facciamo! Finalmente sono arrivate le pizze. E anche da dire, per essere proprio corretti, che abbiamo aspettato un abbiamo aspettato un po' troppo per delle. Ci sta, cioè, Allora, la verità, sicuramente la vedo poco asciutto nel cornicio. Secondo me poteva essere asciugato il più, la cottura manco tutto, però secondo me la caramellizzazione c'è. Caramellizzazione. Tagliamo e assaggiamo. Assaggiamo. Ma mi confermi che per assaggiare la pizza come Elba la tagliamo margherita? Certo, sempre. Margherita. Assaggiamo, ragazzi. Assaggiamo.
Infatti, senta. Per me è poco asciutto, deve essere asciugato un po' in più. Buona, ma niente di... Un punto di trascendentale. No, però devo dire la verità, i prodotti comunque si sentono che sono di buona qualità. Un po' bruciacchiato, no? Ma pure è buono. Ci può stare, dai. Ci può stare, fanno tante pizze. Poi. Essendo che comunque è sempre un prodotto artigianale, vai. Proprio quello è il bello della pizza. Ci sa che qualche pizza esce un po' più bruciacchiata. Uno sì, dai. Molto. Sono pomodori buoni. Per chef Franco, provola e pepe. Mi confermi che questa è la pizza? È la pizza dei pizzaioli proprio per eccellenza. Perché diciamo, per dare quel qualcosa in più, il pizzaiolo ci faceva la pizza per sì, mettendo provola e un po' di pepe. Prima ambala mi sono tieni chef. E mi dici con me. E poi l'assaggio anch'io. Vieni con me. Assaggiamolo. Ah, vedo, bella. Proprio come vi dicevo poc'anzi, questa secondo me è quella cotta meglio di tutte le pizze fatte, guarda. Sotto ha quella classica maculatura, che io la chiamo tigratura. Ma io sì, sì, che sì, questi dai, facciamola! Facciamola, ah. Poi guarda, anche dentro il cornicione comunque. Sì, questa è quella cotta meglio, cotta mi sa. Sì, cotta meglio. Allora tutto un saluto ai tigrotti, due follower. C'è. Bello proprio le pepe. Buonissimo. A me non piace, fatto che non si distingue comunque rispetto alla pizzeria storica, fanno una Rodecar, lui comunque ha preso una sua strada. In origine, non so se tutti la sanno sta cosa, la pizza si faceva così, la ruota di carro è venuta un po' dopo. Quando è stata creata la pizza, comunque la pizza aveva un cornicione, non era gigantesca come le ruote di carro che fanno alcune pizzerie, quindi la vera tradizione non è la ruota di carro. A me mi piace comunque, voglio... Infatti questo è veramente, pure a livello di pepe è proprio giusto, cioè... Non è nemmeno troppo, né troppo poco. La classica pizza che si mangia a Napoli, quei sapori, a me piace. Cristiana, margherita? Essere pure buona, siamo arrivati ad un altro tipo di pizza. Tanto arba la mesa lo sta facendo TikTok. Ragazzi, assaggio la provola e pepe di chef Franco, che secondo me è la più buona tra le cinque. Che assaggio la marinara? La conferma, secondo te 2800 come deve essere una pizza? Allora calcola che per me molto pizzari... pesante secondo me. No, invece no, sai perché il pizzaiolo di un tempo, non avendo frigo, non avendo a disposizione comunque vetrine refrigerate, il lievito c'era, okay. Infatti il lievito veniva già preso, già c'era il lievito di birra, però molti usavano comunque il lievito madre o pasta di riporto addirittura. Pasta di riporto non è altro che l'impasto che ti avanzate il giorno prima, lo vai ad immettere in un nuovo impasto e fai sta pasta di riporto per farvela breve. Comunque c'erano vari metodi come si usa comunque tutt'oggi, però la cosa che a me sconvolge è che non c'era volete il frigo. E come facevano a mandare questa pasta? Loro che facevano? Tutte lavoravano cose. No, lavoravano questa pasta dentro la maglia, che sarebbe tipo un bascone, un contenitore di legno, e lavoravano tutti insieme questa pasta e la lavoravano 3-4 ore prima di lavorare, di fare il servizio, di servire la pizza, e riuscivano a portarla al momento del servizio che era completa, cioè l'impasto era brutto. E poi quello che avanzava la sera veniva usato per l'impasto del giorno dopo come pasta di riporto. E sempre la giustizia di frigo. Era così. Questa cosa per me è spettacolo. Che genialità però. Una pulita sempre... Abbiamo sempre avuto la marcia in più. Certo. Questa è la marinara, il sugo, si vede. L'odore c'è. La marinara mi piace, però mi aspettavo un po' più d'aglio, un po' più di origano. La regina della pizza si è assaggiata. Oggi, la margherita. Regina, io provo il pepe, non ci mangiato, ma ci mangiato pure con i cioci, ma solo visto. Non c'è mezzo che sta qua, eh. Ragazzi, è arrivato il fritto. Tre crocchè qua dentro, non ci crederei mai, c'è la patata. Non so se un po' di ciuccio. Eh no, ce la patata. Poi qua abbiamo un po' di fritto misto, un po' di melanzane, no, palle riso, sì, un po' di tutto. Fila? Il mio crocchè napoletano non da filo. Infatti, non deve filare. Con latticine già da stare. Però la patata è già bella che non sai. Manca di sale. Però lo sapore è buono. È buono, è bello quanto riccio. Cristian, questo è tutto per te. Mangi. Voto della pizza tutti e quattro. Per me un 5. Per me un 6, 6 e mezzo. Voglio dare un voto generale a tutto. 6 e mezzo. La provo le pepe. Per me la buona da 8 e mezzo. Dai. Ragazzi, il video finisce qua. Noi siamo appena usciti. Abbiamo dato i nostri voti. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Un bel commento. Iscrivetevi al canale attivando la campanella. Vi invito a seguire Arba la Maison sui social. Ma cosa più importante, Arba la Maison è una pizzeria a Maddaloni, si chiama proprio Arba la Maison. Se cercate su internet la trovate. Ma ci mai pizza chef numero uno. Fateci sapere qui sotto nei commenti altri posti da andare a visitare e noi vi porteremo il continuo di questa serie. Un bacione da me, da Ahmed, da chef Franco, da Salvatore, dalla pizzeria più antica del mondo. È tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, you. Sempre Forza Napoli. Ma perché? Ma perché? Ci metti più forte. Ciao. Ciao da Napoli.